Salve a tutti ragazzi, sono Bertra e bentornati su Bertra Reaction, il canale dove non mi impegno. Oggi torniamo su Reddit. E cosa c'è di meglio di un Reddit su Tinder? Niente. Quindi, Tinder. Ad esempio, iniziamo con un "Ciao bellissimo, quanto sei alto?" 6 piedi e 3. Peso 220 libbre. Tu? Sono alta 5,8. E quanto pesi? Ottimo metodo per difendersi da quelle che ti chiedono quanto sei alto. Anche se non ho molto l'esperienza, perché in Italia non è così tanto un problema. A quanto pare negli Stati Uniti la gente smatta se non sei alto almeno 1,90 m. Così. Non riescono a stare con uno più basso di 1,90 m, lo odiano e a quanto pare questa è l'esperienza di Tinder America. Parliamo di quanto odiamo Microsoft Outlook. Oh cavolo, aspetta di scoprire Out Here, cioè ascolta. E il profilo di questa qua aveva scritto che lei è sorda. È una battuta sul fatto che sono sorda? Scusa, dovevo! Sei carino, quindi te lo lascerò passare. Beh, sei bellissima e hai un senso dell'umorismo, quindi sono felice che tu dica così. Posso provare a mettermi di nuovo nei casini? Wow, quanti complimenti. Se ti metti nei casini penso che dovrai offrirmi un appuntamento carino. Beh, questo è un rischio che posso accettare. Puoi darmi il tuo numero con le manine? Wow. Oh mio Dio, sono su WhatsApp, il mio numero è... Posso dire che ha funzionato alla fine? Non me lo sarei mai aspettato, però deve essere estremamente un match perfetto, perché mio Dio, alla seconda battuta sul fatto che è sorda, cioè non lo potrei più sentire uno così. Eddie, di 33 anni, amo Dio, vergine, posso cambiare per la persona giusta, mamma single. Come è successo? Quanto ami Dio? Perché l'ultima che amava così tanto Dio va che ci ha tirato fuori Gesù, eh. Cosa ci devi dire, Eddie? Com'è successa questa cosa? Come? Raccontacelo per favore, voglio saperlo. Abbiamo avuto il nostro primo appuntamento e poi mi ha scritto questo: sono qui per altri 30 minuti. Ah, vai. Beh, ha finito i suoi compiti prima del dovuto, quindi posso andarmene prima. Immagino parli del figlio. Wow, queste scarpe sono così carine, le voglio. Spero che non gli stia chiedendo tipo di botto: ehi, comprami queste scarpe dopo il primo appuntamento. E sono anche $120 di scarpe brutte, perché le New Balance sono brutte, parliamoci chiaramente. E adesso qualcuno di voi mi dirà: ma sono brutte, in culo aggiungerei. Allora, il tipo dice che il profilo di questa ragazza aveva un selfie in auto con degli overalls che sono, se non sbaglio, tipo la salopette. Sì, è una salopette, quindi aveva una foto in macchina con la salopette che si chiama overall. Non sono solitamente un grande fan dei selfie in auto, però penso che overall, che può anche voler dire nonostante tutto, sei molto carina. Oh mio Dio, grazie così cazzo tanto per il feedback non richiesto. La prossima volta farò in modo di non farmi mai più un selfie in macchina solo per te. Nonostante tutto sei molto generico e ti vesti come una pubblicità di un discount. Permalosina, scusami, vuoi un abbraccio? Vuoi delle coccole? Qualcosa? Vuoi piangere? Mi sembra un pochino presa male la signora. Lol, stavo solo cercando di fare una battuta con gli overall perché hai la salopette nella foto. Niente, è vagamente permaloso. Sicuramente una persona con cui vale la pena approfondire un'amicizia. Non sembra assolutamente squilibrata. Ehi, quindi vado direttamente al punto, perché sei figo e che cazzo. E lasceresti che io e la mia amica ti facessimo un pompino una dopo l'altra e poi ci dai un voto per capire chi è più brava? Bro si è addormentato e si è svegliato direttamente in una pubblicità di Brazzers. Secco. Quindi i casi sono due: o gli è andata veramente di culo, oppure si sveglierà in una vasca di ghiaccio senza un rene. A voi la scelta. Però buon per lui. Contesto: sono asiatico e lei aveva un costume da Aragosta. Wow, sei veramente carina. Ti voglio sopra di me con quel costume da Aragosta. Tu saresti un crostaceo e io sarei un crushed Asian, un asiatico spiaccicato. Wow, quello è stato favoloso. Per favore dimmi che è originale e che non l'hai usato con altre ragazze. Beh, quante ragazze ci sono con un costume da Aragosta su Tinder? Boh. Ah, ecco. Wow, wow, stellare. Vabbè, posso dire, se ha funzionato, tanta roba. Oh, buon per loro, cazzo. E ha anche un tatuaggio di una mucca sul bicipite sta qua. Mi sembra abbastanza fuori di testa. Buon per te, asiatico amico. Mi innamorerò di te se seguirai la regola del 6. 6 piedi, quindi boh, 1,80 m e spicci. Con un six figures, cioè almeno dai 100.000 in su in banca. Ma stiamo combattendo l'inflazione, quindi sarò abbastanza flessibile per i ragazzi che mi fanno ridere. Vabbè, I mean, lei sa cosa vuole. Buon per lei. Temo ci potrebbe essere un po' di competizione, però se ti trovi quello ricco alto, buon per te. Io ad esempio vorrei che qualcuno di voi mi donasse, boh, 100 euro.
se lo fate, grazie, se no fa niente. E per una volta ci becchiamo un uomo con un profilo veramente cringe. Non che non ci siano, probabilmente sono la stragrande maggioranza, ma di solito non vengono postati su questo subreddit. Quindi abbiamo Jacob che cerca una donna, almeno 30 libbre sovrappeso, che però non so quanti chili sono, non ho voglia di cercare, fatelo voi. Che abbia 7 bambini di 9 differenti padri, deve ancora credere di essere un 10. Donna indipendente che vive con gli alimenti dei bambini e ha "i miei bambini sono la mia vita" scritta in bio. Madonna, fra, ti hanno fatto del male, Jacob, cosa ti hanno fatto? E soprattutto, perché come altezza ha scritto 7 piedi e 3? È altissimo. 6 feet 3. Sono 2 metri e 21. Quanto sei alto, Jacob? Come fai a essere 2 metri e 21? Comunque, secondo me, Jacob è un po' triste. Gli hanno fatto qualche screzio gravissimo, una ex con dei figli, palese. Andremo d'accordo se sei omofobo. Diciamo che è un ottimo modo per non matchare. Cioè, ci sta. Almeno metti le carte in tavola e non lo scopri dopo, però... Ma che cazzo? Allora, c'è Dan, di 30 anni, che è palesemente una foto presa da internet, ma di un palese raro, ragazzi. Cioè, è difficile che sia così antisgamo qualcosa. E poi c'è una foto, che è quest'uomo, che è uguale a Dan, posso dire, uguale, stessa persona. E messaggio cancellato. Esattamente, questo è l'esatto motivo per il quale ho chiesto una foto. Ma che cazzo? Non sei felice? Ma che domande sono? Sei palesemente un catfish. Ma no, non lo sono. Non assomigli per nulla alla tua foto di Tinder. Questo è quello che è un catfish. Comunque, grazie per averla mandata. Ti piace la foto? Ha provato a chiamarla. Ti ho appena riportato a Tinder. Madonna, raga, ma oggettivamente cosa ti aspetti catfishando qualcuno? Cioè, non è che poi la prima volta che ti vede dice "no, cioè, sei un'altra persona, ma vabbè, ormai siamo qua, scopriamo". Non credo funzioni così, non credo. Ciao, ehi, ciao. Quindi quale sarebbe il tuo primo appuntamento ideale? Pasta a casa con un buon vino e tanti discorsi. Nel senso che tu cucini o al ristorante? Cazzo sì, io cucino. Quindi un appuntamento a casa come primo appuntamento non è molto sicuro. Posso capirlo. È che mi piace prendermi il mio tempo quando provo a parlare con qualcuno. O quiet, nel senso di silenzioso ma scritto male. A vostra scelta. Lo capisco. Qual è la cosa peggiore che può succedere? Tu legata al mio letto? Morta è la cosa peggiore che può succedere. Nah, non con me. Letteralmente non posso saperlo. Lo stai dicendo perché sono bianco? Lo sto dicendo perché sei un uomo. Faccina arrabbiata. Beh, in ogni caso non penso siamo un grande match. Buona fortuna. Lol, ok. Allora, oggettivamente è vero. Che stress invitare qualcuno che non conosci a casa tua come primissimo appuntamento. Specialmente se tu sei un uomo. Perché sì, cioè, no. Sicuramente non metti a tuo agio la persona. Può succedere benissimo. Cioè, sono sicuro che il 90% della gente, anche di più, non siano con cattive intenzioni. Però, non lo so, ragazzi. Oh, un altro profilo cringe. Entrambe le mie ex sono ancora nelle mie foto su Facebook. Questo triggererà tutte le donne insicure. Vogliono che gli uomini facciano finta di non aver avuto una vita prima di loro. Verranno cancellate per la donna giusta. Ma la donna giusta non me le farà cancellare. Lo farò io di mia volontà perché so che non vogliono che io lo faccia. Ma che cazzo, Joshua, c'hai 44 anni. Fatti una vita invece di essere un cringione. Per Dio. Oh, a tutte le femmine che usano filtri, non sembrate davvero così. Sono stanco delle donne che hanno bisogno di rassicurazioni. Le donne insicure alla mia età non sono attraenti. So chi sono. Dovresti saperlo anche tu. Possiedo e opero il mio business. Sono completamente libero dalla corsa dei ratti di lavoro, weekend, lavoro. Posso anche vivere ovunque. Quindi dove vivo ora non ha alcun interesse per il futuro. Non sono mai stato sposato. Non ho bambini, non ho debiti. E non ti scriverò per primo quando hai altri 1000 ragazzi che competono per la tua attenzione. Mio Dio, Jacob, Joshua, come cazzo ti chiami? Fatti una vita, quietati. Che stress. Cioè, c'ho già la stanchezza a leggere la bio. Immagina parlarci con uno. Che palle. Che enorme rottura di coglioni. Io sono un uomo forte, io ho il business. Le femmine non mi piacciono quando sono insicure. Io voglio la femmina che mi idolatri ma che sia sicura di sé. Ciao. Ehi, sexy, come va? Sono a casa. Quando scopiamo? Devo vedere il pipo. Io devo vedere il culo. Ciao, ciao. Sprechi il mio fottuto tempo. Raga, in 8 minuti... conversazione fatta e finita. Stellare.
Cioè, altro che sprecare il tempo, è stata la cosa più precisa, pulita, clean mai vista su Tinder. Complimenti, che poi non è Tinder, non so che cazzo sia. Però, oh, di livello. Ciao a te, quindi, quali sono i tuoi incroci vicino a te? Ah? Beh, intendo che Tinder dice che sei a meno di un miglio da me. Io sono tra questa strada e questa strada. Ok, non so neanche dove sia quel posto, sono nuova di qui. Ah, wow, vivi da sola o con altre persone? Ah? Single? Vivi da sola? O con famiglia? Bambini? Single. Ah, perché le mie domande sono così inquietanti per te, lol? Sa perché sembra che devi entrarle in casa e rubare? In che via vivi e vivi da solo? Sono domande interessanti. Non ho detto strade, ho chiesto gli incroci. Quello è l'incrocio principale. Non ti ho chiesto l'indirizzo. Sì, bro, però capisci che magari pelino meno, un ciccinin così meno. Madonna, che ansia. Comunque, ragazzi, scrivete qui nei commenti il vostro indirizzo di casa, grazie.